comprato anche la moto. Posso? Ciao, dove vai a mare tu? Io quest'anno a casa mia a Montefalcione, non vado al mare, no. Ci sono tanti isolotti, come mai? Ischia. Ischia. Ma sì. Chi stai chiamando? Mio marito. Ah, e me lo saluti, Ok, senz'altro. Però fatterà un bacio, perché sono onesto. Ciao, buona giornata. Ciao. Lei, signora, dove andrà questa estate? Io vado dal Di Maro, dove sono i miei giocatori. Dove sono i giocatori? Dove c'è il ritiro del Napoli. Ma ci sono tanti isolotti. No, mi dispiace. Io, chi tifo Napoli, amo il mio Napoli, amo la mia città. Beh, ho capito, ma arriva l'estate. Non mi interessa a me mi interessa Di Maro, dove sono i miei giocatori. Tra l'altro vediamo anche questo cuore entrato. Il mio cuore è Napoli, io morirò. No, voglio dire così, morirò con il mio amore, con il mio tesoro, il mio amore in Napoli. Io sono napoletana doc, ma io vado a Di Maro. Pronte per l'estate, quale sarà la vostra meta? Quella tua. Ah, beh, quindi ci ritroviamo insieme sulla spiaggia. In città, rimaniamo in città, casomai a Mercogliano per una passeggiata al fresco. Mercogliano, Ospedaletto, queste zone qua. Era sempre le più belle degli. Eppure lui vuole fare l'intervista. Eppure lei è cucciolotta, vuole giocare. Sempre insieme. Sì, sempre. I cani devono stare sempre col padrone. Sono impegnato da pensionato, sono impegnato in casa perché mia moglie lavora ancora, per cui non ho fatto ancora programmi. Quindi lei resta ostaggio della moglie. Ostaggio fino a fine giugno. E poi dove andrà in fuga? Va bene, no, noi andiamo sempre a Palinuro. Siamo pronti per l'estate? Vedo già belli attrezzati. No, questa è un'altra cosa. Per la bambina e il tappetino. Ah, beh, ma dove andrete di bello in estate? Insomma, c'è il sole, c'è tutto. Punta Campanella, Capo Palinuro. Perché noi facciamo parte del gruppo di Irpinia Trekking e quindi facciamo turismo montagna, bello. Mare. Quindi tutto a piedi. Sì, quindi per esempio questa domenica si fa il sentiero degli dei. Sì. Sì, che si parla. Lo consigliamo a tutti, no? Ovviamente. Certo. Lo fa bene pure. Accompagnatore. Sì, sì. Bravo. Tu ti chiami? Oleg, grazie. La signora? Lilia. Grazie. Lei ha il ciuffo già balneare, quindi già è pronto a decollare per quale meta? Per quale meta marina? Ci andiamo al mare? Vabbè, no, preferisco vado a Palinuro. Quest'anno Palinuro, sì. Come mai? L'altra volta invece. Di solito si viaggiava oltreoceano, adesso preferisco l'Italia. Come mai? Non ha più soldi? No, sono rimasto proprio. Sono a zero. Dopo al verde, suonano pure le campane, infatti, per tirare l'atmosfera. Però lei, insomma, visto che c'ha una bella voce, è una bella canzone. La canzone di Luca Carboni. Mare, 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 ma che voglia di arrivare. Però no, lui è un jukebox umano, lo fermate per il corso e gli chiedete la canzone. Non c'è bisogno nemmeno della moneta. Stiamo andando alla SIAE. Mettici pure qui. Ok, ciao.